Ho iniziato da un bisogno che sentivo direttamente, nel senso che io abito in questo piccolissimo paesino in Friuli dove non c'era la banda larga. E quindi da lì in poi, in questi ultimi 2 anni, ho cercato in tutti i modi di combattere il digital divide e contemporaneamente cercare di dare una mano in quella che viene chiamata alfabetizzazione digitale. Ma in generale ho provato a lavorare per accelerare l'inclusione delle persone verso internet, per portare le persone online. E diciamo che per fortuna ce l'ho fatta e sono arrivate anche delle soddisfazioni, diciamo, a livello di riconoscimenti e di proposte di collaborazione. In particolar modo quest'ultima collaborazione con il commissario per la Digital Agenda, Neelie Kroes. Internet. Io uso sempre una citazione di Riccardo Luna, in realtà non è una frase mia, ma è la definizione che più mi piace, secondo me meglio definisce internet e la rete, ovvero è una arma di costruzione di massa. La vera differenza è che rispetto agli altri media, internet non è alla fin fine un media, è che appunto ci permette di costruire, ma è soprattutto una connessione di cervelli. Ci sono un sacco di benefici che internet potrebbe portare già da adesso, se sufficientemente sviluppato e con una buona alfabetizzazione digitale, consapevolezza delle opportunità che ci può dare. Effetti positivi su qualsiasi settore, nella sanità o ancora a tutti i servizi purtroppo non ben sviluppati legati all'IGOV, ai servizi online. Quindi secondo me internet e in prospettiva anche l'internet delle cose, cioè una presenza maggiore ma forse anche meno visibile di internet nella vita di tutti i giorni, può migliorare la vita stessa e andrà a migliorare la vita stessa.